Il programma è presentato da Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata della rubrica Pillole Giuridiche realizzata in collaborazione con la nostra bravissima avvocata Paola Anna Lacorte del Foro di Perugia. Vi ricordo che questa rubrica vi vuole informare innanzitutto su quali sono i vostri diritti e come difenderli con un linguaggio comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Oggi parleremo di liti condominiali, parti comuni, infiltrazioni d'acqua e lastrico solare. È innegabile l'obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio. Se vivete in un condominio dovete conoscere i diritti e i doveri delle parti comuni che sono contenuti sia nel codice civile che nel regolamento condominiale. Dunque oggi parleremo di questo e cercheremo di capire chi e come far valere i propri diritti. Quindi avvocata Lacorte, iniziamo subito affrontando la problematica del danno da infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare in uso esclusivo. Chi è responsabile? I danni provocati da infiltrazioni da lastrico solare è un caso particolare in quanto il lastrico solare all'interno di un edificio ha una funzione di copertura dell'intero edificio. Quindi stiamo parlando di una parte comune, una parte che riguarda quindi l'uso, la manutenzione e la cura di una responsabilità comune. Ci sono però alcuni casi in cui questo lastrico solare viene concesso in uso esclusivo di un determinato condomino. In questo caso vige il principio della responsabilità oggettiva, quindi il condomino che ha in uso esclusivo il lastrico solare deve ovviamente garantire quelli che sono i lavori di manutenzione ordinaria. Nel momento in cui però ovviamente è necessario provvedere ad una manutenzione un po' più importante, anche straordinaria, a causa ad esempio di intemperie, a causa insomma dell'età dell'edificio e quindi la necessità di intervenire con delle opere anche di ristrutturazione del lastrico, chi ha in uso il lastrico e in godimento deve comunque fare una comunicazione all'amministrazione per evidenziare che vi sono delle situazioni di emergenza che necessitano interventi immediati. Nel momento in cui quindi il condomino che ha in uso esclusivo questo lastrico solare e provvede a fare questo tipo di comunicazione, comunque condivide la necessità di intervenire con delle opere un po' più importanti che sono quindi a carico del condominio e che non rientrano nell'amministrazione ordinaria e quindi nella manutenzione ordinaria dello spazio in uso. In questo caso, quindi, quella che è una responsabilità oggettiva di chi ha in godimento il lastrico diventa una responsabilità comunque declinata e più temperata perché condivisa con gli altri condomini e quindi con l'amministratore. Molto spesso ci si chiede se nel momento in cui chi ha in uso esclusivo il lastrico solare si rende conto che comunque i lavori da fare sono importanti anche a livello economico, perché si tratta appunto di interventi non ordinari ma straordinari, e il condominio non risponde alla richiesta di intervento, chi e come può fare il condomino in uso del lastrico solare a superare questo stallo, quindi questa mancata risposta e questo mancato intervento da parte del condominio e dell'amministratore informato.
C'è giurisprudenza che in merito si è ovviamente pronunciata declinando la responsabilità nello stesso momento in cui chi ha in uso questo lastrico solare ha informato l'amministratore e quindi anche i condomini di quelli che sono le infiltrazioni dei danni che si stanno perpetrando anche a danneggiare lo stesso appartamento, ad esempio, di chi ha in godimento il lastrico. E quindi la giurisprudenza ha declinato la responsabilità quindi del soggetto che ha in uso il lastrico. L'importante però è che venga fatta una accorta comunicazione e anche immediata in modo tale che questi danni non possano essere considerati danni aggravati per mancata diligenza da parte di chi ha in uso il lastrico solare. Dunque, avvocata, la Corte non è scontata la responsabilità del proprietario dell'attico che ha in uso esclusivo il lastrico solare in un condominio in caso di danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante? No, assolutamente no, non è scontata. Ovviamente ciò che è certo è che chi ce l'ha in uso risponde ai sensi di una responsabilità oggettiva ex articolo 2051 e quindi deve provvedere all'ordinaria manutenzione e cura del lastrico. E in più, come insomma ho appena detto, deve necessariamente comunicare quei lavori che rientrano in una manutenzione straordinaria e che rischiano di danneggiare sia l'appartamento sottostante e sia anche l'uso stesso del lastrico che il condomino ha in godimento, impedendogli quindi anche il godimento di quegli spazi. Qui, quindi avvocata, chi deve provare cosa qui? Ovviamente l'interesse di provare che la responsabilità non è del condomino che ha in uso esclusivo del lastrico, è del condomino stesso, che quindi deve rispondere e deve dimostrare che ha provveduto a fare tutte le comunicazioni dovute e necessarie per informare il condominio della necessità di provvedere e di intervenire per evitare che vi sia un peggioramento rispetto a quelle infiltrazioni, rispetto a quei lavori necessari e di manutenzione straordinaria che devono essere effettuati. E quindi che c'è stata la diligenza da parte del condomino che ne ha avuto, insomma, che ne ha in uso lastrico solare, provvedendo sia a dimostrare la propria ordinaria gestione e manutenzione degli spazi e sia dimostrare che ha provveduto anche ad informare tempestivamente di quelli che sono i danni che si stanno arrecando sul lastrico solare, tanto e tali da poter aggravare anche gli appartamenti sottostanti. Quando i danni derivanti dal maltempo possono essere considerati una responsabilità del custode della cosa della quale proviene un'infiltrazione? Solo ed esclusivamente quando viene dimostrato che non c'è stata un'ordinaria manutenzione e cura degli spazi. Nel caso in cui viene dimostrato questo e i danni sono effettivamente stati causati dal maltempo, spesso risponde anche quella che è un'assicurazione del condominio. Se la pioggia invece è di notevole intensità? Idem, anche in questo cao tutti i danni che possono essere arrecati da un temporale particolarmente forte oppure da una bomba d'acqua o anche da quelle che sono le grandinate molto importanti e virulenti, in questo caso dimostrando anche l'evento del temporale e la coincidenza dell'evento con i danni che sono stati provocati sia al lastrico e sia agli appartamenti sottostanti, interviene solitamente l'assicurazione del condominio, qualora il condominio sia assicurato. Altrimenti i danni devono essere ripartiti con tutto il condominio, per un terzo sono a carico del condomino che è in uso esclusivo il lastrico e per i due terzi sono ripartiti con i condomini. Parliamo di risarcimento, c'è un diritto ad essere risarciti? In che termini? Allora, è un punto importante questo, certo. Ovviamente, che chiarisce un po' di cose. Il diritto al risarcimento è un diritto che cade in capo all'intero condominio se il danno che viene provocato all'interno di un'abitazione
è un danno causato da una tubatura comune o comunque da una parte comune, e bisogna comprovare quindi questo tipo di circostanza. Al contrario, se dovesse emergere che il danno da infiltrazioni subite all'interno di un appartamento non deriva da una tubatura comune, ma in uso esclusivo di un condomino, allora il risarcimento dovrà essere richiesto direttamente al condomino. E sarà importante ovviamente provvedere con le dovute cautele e le dovute perizie prima di avanzare determinate pretese per capire la circostanza effettiva e chi è effettivamente il responsabile, il soggetto da chiamare in causa o comunque con il quale cercare di risolvere la controversia in maniera conciliativa tramite una mediazione o ancora in maniera più amichevole attraverso semplicemente l'intervento dell'amministratore. Le conclusioni, avvocata La Corte. Le liti condominiali sono le più frequenti e quelle che più occupano i nostri tribunali, quasi 2 milioni di liti condominiali in Italia ci sono. E si spera oggigiorno, anche attraverso la mediazione, di riuscire a risolvere queste problematiche senza la necessità di arrivare in tribunale. Molti amministratori riescono, se informati in maniera tempestiva e nell'espletamento anche del loro ruolo, che è di fondamentale importanza, a risolvere queste questioni. Quindi, innanzi a una qualsiasi tipo di lite condominiale, la prima cosa da fare è notiziare l'amministratore. Dopodiché inviare eventualmente una comunicazione ufficiale per cercare di lasciare traccia della questione che ci preme, e se dovesse restare disattesa allora procedere con un tentativo di mediazione, che è obbligatoria se riguarda le parti comune dell'edificio e quindi il regolamento condominiale. In caso contrario è una mediazione facoltativa che comunque io consiglio di tentare prima di adire il tribunale. Qualora, come ultima spiaggia, anche con la mediazione non si dovesse riuscire a risolvere la questione, è bene allora procedere e far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria. Quindi cerchiamo di evitare le liti, però rivendichiamo i nostri diritti. E se avete dei quesiti da porre potete scriverci a pgiuridiche@gmail.com. Io ringrazio la nostra bravissima avvocata Paola Anna La Corte del Foro di Perugia. Grazie a voi carissimi telespettatori, alla prossima con Pillole Giuridiche. Grazie. Arrivederci. Il programma è presentato da...